Manca un mese al suono della prima campanella sull'anno scolastico 2020-2021, meno di un mese invece per capire come trasportare le migliaia di studenti che ogni mattina saliranno sull'autobus da ogni angolo della provincia in direzione dei rispettivi istituti scolastici, soprattutto per quelle che riguarda le scuole superiori. Le norme anti-Covid escludono categoricamente autobus strapieni e dunque i conti sono presto fatti. I mezzi pubblici potranno trasportare solo il 60% degli studenti che fino a un anno fa saliva quotidianamente sul bus. Come fare a lasciare a piedi il restante 40%? Negli ultimi giorni il confronto fra l'azienda di trasporto pubblico Adriabus e i presidi delle scuole superiori ha messo sul piatto tre proposte per ridurre il carico di passeggeri quotidiano. Noi le proposte ne abbiamo vantate alcune, che sono quelle che secondo noi in qualche modo ci consentono di approcciare a una soluzione, mi auguro, possibile. La prima, quella per trasportare tutti a scuola, è quella di fare metà classi la mattina e metà classi il pomeriggio. E così saremo in grado di dividere in due fasce della giornata i carichi, potremmo tranquillamente poter consentire la frequenza giornaliera a tutti i ragazzi, gli studenti. La seconda è quella di un 50% a lezione in classe e l'altro a distanza contemporaneamente. Quindi, e la terza era quella di una possibile rimodulazione dell'attività didattica su 5 giorni anziché su 6, quindi a turno ogni giorno chiude un istituto delle tre città principali, insomma, degli istituti superiori presenti in provincia, in modo da ridurre la pressione del carico, quindi del numero di studenti, almeno circa un 20%. Qualche altro mezzo lo metteremo in pista utilizzando quelli del noleggio, le scorte che abbiamo, e cerchiamo di, a questo punto, una volta che le scuole avranno preso la loro, i dirigenti scolastici avranno preso le loro decisioni, comunicandocele, noi ci attiveremo per mettere in campo quella che è la soluzione da loro proposta. Sollecitiamo una decisione a breve perché riorganizzare un servizio non è una cosa semplice, trasportiamo oltre 10.000 ragazzi quotidianamente, e quindi ci auguriamo che già dalla settimana, subito dopo il Ferragosto, quindi dal 17-18, si possa ritornare con delle proposte definitive e a lavorare per riprogrammare il servizio. La soluzione va dunque trovata all'interno delle scuole in una rimodulazione del format didattico, quasi impossibile scovarla in un aumento del parco macchine a disposizione dell'azienda di trasporti. Stiamo parlando di cose, di risorse abbastanza limitate, stiamo parlando di circa una quindicina di mezzi, 20, quindi una sorta di 7-8%, 10% di mezzi in più, anche perché sarebbe impossibile, anche avendo le risorse economiche, reperirli sul mercato per comprare un autobus, oltre alle procedure di acquisto, le gare, eccetera. Ci vogliono poi 6 mesi, almeno 6 mesi dal minimo 6 mesi dal momento dell'ufficializzazione del contratto, quindi sono tempi improponibili e impensabili per poter garantire il servizio all'inizio dell'anno scolastico.